Decidono di non farsi male Catanzaro e Lecce che non vanno oltre lo 0-0 al Ceravolo ma per il Lecce si tratterà alla fine di una occasione persa visto il concomitante stop del Frosinone. Reduci da 5 vittorie consecutive, i Salentini soffrono le iniziative calabresi nella prima frazione più volte vicini al vantaggio ma prima Perucchini poi quando l'estremo difensore giallorosso è battuto il palo della sua porta, salvano il pari. L'avvio di ripresa vede invece gli ospiti tentare la spallata, Mariano Bogliasino sfiora il gol, imitato subito dopo da Dumbia. Miccoli Pennella le sue solite punizioni, ma Bindi risponde presente. Il rosso diretto a Papini per un fallo su germinale, lascia il Lecce in 10 per 20 25 minuti abbondanti sì che finirà con un assalto del Catanzaro con in fila Germinale quindi Tortolano e Madonia ad insidiare Perucchini che però non capitolerà finisce 0 0 sorride quindi il Lecce recrimina il Catanzaro.